Se maggio a Napoli è il mese dedicato ai monumenti, giugno vede protagonisti i giovani con oltre 100 iniziative che animeranno la nuova edizione della rassegna ideata e realizzata a costo zero dal Comune. Dal 1 fino al 30 torna Giugno Giovani con un programma fittissimo che coinvolge tutte le municipalità. Tra i principali eventi quest'anno in apertura il Maze Festival che dal 1 al 3 giugno animerà l'ippodromo di Agnano. Maze, come dice il termine stesso in inglese, vuol dire amici e vuole celebrare appunto il valore dell'amicizia. Abbiamo da napoletani chiaramente individuato nella città di Napoli il posto dove inequivocabilmente si potesse immaginare qualcosa del genere. La proposta artistica, per dirla in breve, è per ogni tipo di target. Nel primissimo pomeriggio ci sarà da divertirsi, intrattenimento per i giovanissimi, poi tramonto facendo in prima serata abbiamo una proposta artistica più legata ai teenager, diciamo target 13-20, quindi rappers e tutti i personaggi da diciamo posti, primi posti in classifica su iTunes. Invece in tarda serata, notte facendo, vengono fuori diciamo così i muscoli forti, clubbers, vita mondana, il mondo di Ibiza si trasferisce a Napoli, avremo ospiti di riguardo a partire da Bob Sinclair, Axwell, Ingrosso, Daddy's Groove. La rassegna, che ha per testimonial la voce dei The Colors, Stash e di giovani fondatori di Casa Surace, mette i giovani al centro delle politiche di sviluppo culturale, turistico ed economico della città. I loro volti, raccolti in oltre 100 scatti fotografici, hanno dato vita alla campagna di comunicazione Io Giovane, alla quale hanno contribuito tra gli altri i tirocinanti presso il Comune. Una rassegna in chiave turistica, economica, legata allo sviluppo della città, che apre con il Maze Festival, prima volta un appuntamento di musica dai grandi nomi all'ippodromo di Agnano, ed è attraversata la nostra città da centinaia di eventi che non tralasciano non soltanto i luoghi periferici ma anche il centro, e soprattutto fanno in modo che i ragazzi possano esprimere i loro talenti. Questo è anche un modo per premiare le eccellenze giovani del nostro territorio e raccontare che a Napoli a giugno c'è un motivo in più per vivere questa città, fatto dall'offerta creativa delle ragazze e dei ragazzi napoletani. Il programma completo delle iniziative, che prevede concerti, feste, incontri, mostre, visite guidate, è disponibile sul sito del Comune.